Ma sì, direi che oggi è un successo della Reggia e di Petrone, che abbiamo costruito insieme. È il secondo prodotto a marchio Reggia che esce, ma come è nelle nostre potenzialità ne faremo altri 40, 50, 100. Penso che a un certo punto avremo più merchandising del MoMA, ecco. Piano piano, la cosa che mi fa piacere è che un imprenditore campano è entrato adesso in questa nuova linea di lavoro. Noi siamo un monumento del mondo e le nostre gare sono sempre internazionali, però onestamente se vince un'impresa campana sono contento, perché noi vogliamo crescere assieme al nostro territorio, quindi Petrone è un bravissimo imprenditore e sono contento che abbia avuto questo successo. Per il resto, fra i miei obiettivi c'è anche che tutti gli immobili vuoti che ho trovato vengano riempiti da attività culturali, formative, e quindi verrà il momento anche della Casa del Giardiniere di diventare un luogo creativo. Abbiamo detto che la Reggia deve essere una fabbrica di cultura, non un posto noioso e polveroso, e quindi intanto oggi ripresentiamo questo monumento e lo gestiremo al meglio. Devo anche dire che questo amaro sta solleticando la fantasia del territorio, perché ieri sera ho già assaggiato al bar Serao un cocktail fatto con l'amarè molto buono, e adesso c'è una nuova versione nata su mio consiglio che è un po' meglio della prima secondo me, perché io, come si sa, me ne intendo un po' di cocktail e non mi vergogno di dirlo. Alla nostra Reggia è buono.